Allora, amiche, eccoci di nuovo insieme. Come vi avevo detto prima, andavo a fare un dolce in occasione del mio compleanno. Mi faccio una torta da sola. Allora, come potete vedere, io qui ho una pasta sfoglia. Già ho iniziato per abbreviare il video. Eccola qui, l'ho stesa in una teglia. Poi ho tagliato tutto il bordo in eccesso, ho tagliato un po' la carta e questo sarebbe un po' in eccesso. Ora sto facendo delle roselline, eccole qua, per guarnire un pochino dopo la torta. Qui io ho già preparato la crema pasticcera, ho lavato le fragole, ora le stavo tagliando. Però prima devo mettere il fondo della crema. L'ho lasciata un po' intiepidire, coperta da una carta alimentare, in modo che non si formi una crosticina sopra, una pellicola ho messo sopra. A stendere la crema, come potete vedere è bella sciolta, è bella lenta, eh? Intanto stendo questa. Questa io ora la metto, ci metto le fragole, oppla, scivolata, questa la metto al centro, poi vado a mettere tutto intorno le fragole. Sono emozionata per il mio compleanno, mi scivola la roba dalle mani.
così. Mettiamo un pochino di crema, messa così. Ho punzicchiato anche la pasta, quando l'ho messa in teglia, con la forchetta. Io volevo mettere un po' queste roselline. Ho già acceso il forno a 180 gradi, deve stare per 30-35 minuti. Caduta, la rifacciamo. Forno per 30-35 minuti. Ci vediamo dopo. Allora, eccoci qua. Sono trascorsi 35 minuti. Io la mia piccola crostata l'ho tolta dal forno, eccola qui, è pronta. E oggi o stasera la vado a tagliare con il mio compagno. Eccola, ora è calda. Con questo io vi saluto e vi dico buon pomeriggio a tutti e buon proseguimento di giornata. Ciao amiche e amici, ciao ciao.